Lindo Studios presenta. No, chi sei, la figlia? Sì. Ah, c'è la mamma? E nemmeno. Nemmeno. Ma tu quanti anni hai? 20. 20 anni, allora scusi signore, mi sembrava la voce di una bambina. Allora no, senta, può dire al suo babbo che stasera per la riunione dei vecchi fascisti ci si vede alle 9:30? Sì, guarda, so chi sei, lo sapevo, e lo sapevo. Sto studiando, per favore, non mi dare noia. Io non ti do noia. Sto studiando, ho un esame, quindi guarda, guarda un po', io non ti ho dato noia. Accidenti, 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto di telefonata ti ha dato noia. Allora, senti, fa una cosa, vai a studiare, vai. Sarà meglio. Perché a 20 anni bisogna studiare, che cosa bisogna fare nella vita, no? Certo, certamente, studiare, e non se uno ti dà noia... Non certo fa gli scherzi al telefono. Sei una ragazza molto seria, ti devo dire, sai, molto seria. Sei fidanzata? No, ci credo. Ciao. Andiamo avanti, va. Mamma mia, ragazzi. Ah, senti io, un'ascoltatrice, una che mi conosce, però antipatica, in realtà molto antipatica. E quindi è un'eccezione che conferma, peraltro, la regola. Dunque, andiamo avanti. Chi la piglia? Dunque, andiamo su, via. E disturbata. Pensate, sta studiando. Oh, cazzo, mamma mia. Accidenti, è un sono sconvolto la sua vita. Sì. Andiamo avanti. Livorno. Oggi non mi dai soddisfazione, non c'è nessuno. L'unica ho trovato, l'hai visto che grinta, che antipa... No, voglio dire. Sì. Vabbè, niente, da essere anche bruttina, tra l'altro. Però, dai, quello è un fatto, insomma, un non vedente lo può sempre trovare. Vediamo un po'. Qui, ma ragazzi, io penso che la cosa cominci a essere un pochino leggermente preoccupante, no? Non risponde proprio nessuno, ma nessuno. L'unica ha risposto, mi ha riconosciuto e mi ha fatto una parte. Io ditemi voi, cosa devo sperare? Io da questa bella città labronica, va a finire, non ci telefono più, ragazzi. Telefono una fega. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. C'è Gino, per favore? Sì, Gino. Ecco. Ne vogliono, Gino? Gino? Qui, perfetto. Eccola. Sì, grazie. Pronto? Pronto, Gino? Sì. Allora, per stasera la riunione dei vecchi fascisti ti aspettiamo, Va bene. Va bene? Sì. Alla casa del fascio, sai dov'è, insomma, il nostro covo, Sì, va bene. Eia! E buttalo di giù, ma... Oh, una bella risposta finalmente. Perfetto, questo non lo richiamo perché credo che sia perfetto così, no? così li voglio, insomma, non antipatici o assenti, ecco, ovvio. Andiamo avanti, va. No, ha trovato veramente la rima giusta. E andiamo avanti, sì. Ma insomma, che ti devo dire? Italia, infatti. L'unica cosa che si era cattato le budelle ormai e basta. Un popolino mi sembra, no? Sì, però che devo fare? Bisogna accontentarsi nella vita, no? Senta, non fischiano. Grazie, non fischiarmi. Ecco, dunque, sì. Ecco, ovvio. Facciamo anche questo. Vediamo, abbiamo ancora qualche minutino. Vediamo se si riesce. No, è così, deve essere, no, certo. C'è manco questo? C'è manco. Pronto, sì, buongiorno. C'è Elio, per favore? Chi è che parla, scusi? Sono il capo manipolo dei vecchi fascisti, l'aspettiamo per la riunione stasera. Ma attenda. Grazie. Elio, ti vuole... Il capo manipolo è forte. Vabbè. Pronto? Ciao, pronto, vecchio gerarca, come stai? Chi è che parla? Senti, sono il capo manipolo, stasera ti aspetto alla riunione dei vecchi fascisti. D'accordo. Ci vieni? Sì, portami anche il duce. Eia! E il budello di tua madre. Perfetto, con lo stampino. Va bene, no, non vanno richiamati questi, sono perfetti. Così, andiamo dall'altra. Via. Ma hanno risposto in due, alla stessa maniera, Proprio uguale. Va bene, andiamo avanti.
Insomma, qualche piccola soddisfazione ce la prendiamo, via. In fondo. Fossero queste tutte così le soddisfazioni della vita, basterebbe poco, no? Vero? Certo, ma insomma, basta dire a Livorno, eia, lei budello, domanda, viene proprio, forse è proprio un modo di dire loro, Può darsi che, Può darsi che circoli. Risponde in città. La No, che circoli in città questo modo di dire, può anche darsi. Ecco, andiamo da quest'altro, va. Si prova ancora finché c'è tempo, sì. Poi informatemi se effettivamente è proprio un modo di dire livornese. Budello Tomato. Sì, perché mi sa che ormai sia una cosa risaputa. Oppure mi riconoscono e allora... Pronto? Pronto, Amilcare? Sì. Bene, ciao, stasera mi raccomando non mancare alla riunione dei vecchi fascisti, ti aspettiamo, Chi è che parla? Sono il capo manipolo, vieni, ti aspettiamo, vecchio gerarca di una Amilcare, una bella riunione dei vecchi fascisti, ci facciamo una bella rimpatriata e vediamo un po' di fare qualcosa di buono in quest'Italia di merda, in mano ai comunisti. Eia! Baccalà! Sbagliato! Che parla? Insomma, va bene lo stesso. Come? Sono Benito Adolfi. Benito Adolfi? Benito Adolfi, sì. Tu sai che ormai boia chi molla, no? Noi non molliamo mai, vecchi fascisti come me, come te, siamo sempre sulla breccia. Giovinezza, continua tu. Senti un po', smetti di scherzare, dimmi se... Perché devo scherzare? Ma su queste cose non si scherza, sai? Sul sacro fascio littorio, orio. Vincere e vinceremo. Allora, Amilcare... Dimmi chi sei, vieni. Te l'ho detto, Benito Adolfi, ti aspetto alla Casa del Fascio stasera per la grande riunione dei vecchi fascisti. D'accordo? Poi Amilcare mi ha richiamato però, vedi, perché lui ha detto baccalà. Sì. E questo è un modo, è uno dei tanti modi di rispondere. Pronto? Sì, pronto Amilcare. Ma che fai? Perché riattacchi? Non è da fascista questo, non è davvero fascista. Senti. Dimmi. Io non voglio scherzare. E perché non vuoi scherzare? Perché guarda, te mi ci sei. Perché per te sono cose sacre queste, vero? No, sacro non è nulla, sacro è la vita e basta. È la vita e basta, la vita. Senti, noi la difendiamo la con le unghie e con i denti. Ho fatto la guerra. Bravo. Ho fatto la guerra, ho servito la patria a cor onore. Hai servito il duce? Prima sì e dopo no. Ah, sei un volta gabbana allora. No, non ho cambiato nulla io. Io ero per il re. Eri per il re? Si capisce. Ma il re che fine ha fatto? Che brutta figura ha fatto il re, Ha agito male. Ecco, e allora perché tu sei diventato... Adesso per chi voti? A sinistra? Perché voti mi a pare sinistra. Voto. Voti a sinistra il adesso. Voto è segreto. Volta Gabbana. Eia. Un volta Gabbana. Hai sentito? Ha fatto prima per uno e poi per gli altri, capito? Il voto è segreto. Certo, che se ne frega adesso il voto? L'ho richiamato, ma... sì, me lo immaginavo, come... Guarda, me lo immaginavo davvero. Vediamo se c'è... due minuti anche scarsi. Per cui proviamo da qualcun altro, via. Insomma, non scherzare su queste cose, ha fatto la guerra lui, abbi pazienza, che scherzi davvero. Azione gratuita. Sì, attitta lei, ma non mi... Guarda, non mi... Mi interrompe mentre faccio i numeri, mentre sto parlando con la gente. Ecco, va. Addio. Oh, via. Pronto? Pronto, buongiorno, voglio parlare con Giuliano per la riunione dei vecchi fascisti di stasera. Ma qui ha sbagliato numero, signore. Ma Giuliano c'è? No, non c'è Giuliano per nulla. Non c'è un certo Giuliano, devo dire io. Non c'è un certo Giuliano? No. Ecco, e come mai non c'è Giuliano? Perché non ci sta qui di casa, Ma lei chi sarebbe? Io sono un altro nome. Lei un altro nome? Sì. Me lo può dire? È Martinelli. Martinelli? Sì. Martinelli, grande famiglia fascista. Ah, sì. Non ho sbagliato. I Martinelli sono tutti fascisti. Bene, bravi, ha complimenti. Ha sbagliato
tutto, non siamo noi, non siamo, non siamo. A noi. Non siamo Duce, Martinelli, ma certamente, Martinelli un grande gerarca. Ma scusa, io avevo fatto questo numero, ma non mi risultava fosse Martinelli. Riproviamo. Non ho più tempo in realtà, ma insomma, vediamo se risponde sempre... La stessa persona, ma non c'è proprio più tempo. Ma proprio. Vedi? Non risponde più. Pronto? Eia! Chi è? Eia! Ma chi è? Ma vaffanculo, gente. Buona giornata, ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Verifica ancora in alto mare, da sciogliere i nodi su riforme Ministero dell'Economia. Berlusconi domani in Parlamento. La Corte di Giustizia Europea boccia l'Ecofin che aveva bloccato. E allora continuiamo, no, continuiamo, no, con lo stesso tema, perché insomma quello è andato, che si è raccattato. Continuiamo così a ruota libera, perché la seconda parte, cari amici del G, è a ruota libera. È. E allora subito, forza, a fare un numero, parlare con una signora che ha un nome molto carino, e quindi potrebbe essere, insomma, l'idea per una telefonata Giuliva. Ecco, sì, vediamo un po'. Oh, si risponde però, sai, perché mi sembra che oggi in quel di Livorno ci sia veramente poca gente, eh? Dopo si andare a quest'ora, ma io non so niente, niente, la signora Giuliva, si chiama così, non c'è. Ecco. Pronto? 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 È la signora Giuliva? Sì. È personalmente lei? Sì. Oh, che gaudio, oh, che gioia, finalmente le posso parlare. Oh, come sono contento. Signora Giuliva? Sì. Ah, sono contentissimo. Oh, che gaudio, oh, che gioia parlare con la Giuliva. Sono veramente Giulivo anch'io. Oh, sono contento, sto facendo tanti bei saltelli di qua e di là, tra i fior del bosco e del prato. Oh, Giuliva, come mi rendi Giulivo? Giuliva? Non ti abbattere! Sei Giuliva! Era Giuliva! Ha sentito? Mi ha reso Giuliva! Giulivo, anche me! Giuliva! Però la Giuliva non aveva voglia, poverina! E allora non importa! Non importa! Lasciamola lì! Probabilmente a riflettere su questa telefonata, perché su una che si chiama Giuliva, scusa, può aspettarsi anche che qualcuno parlando con lei sia contagiato dalla sua giulività. Si dice giulività, no, che non si dice giulività, l'ho inventato io. Giulivanza, già, sì, Giuli, pronto? Giuli, pronto, come stai? Io ti voglio bene, tu lo sai. E Francesco dov'è? Ma chi è? Mandalo a me, gli voglio parlare, perché io sono un grande amico di Francesco. Se non fa caldo sto al fresco, e Francesco è un grande amico mio, e io canto sempre a quello Dio. Come stai pure tu che ridi? Io ti dico che sei carina, mentre le mie mani accarezzano la tua faccia così malandrina. Allora, si può parlare con Francesco? Ma chi parla? Io sono il signor Cantileni. Il signor? Cantileni. Sì. Devo parlare con Francesco, mia cara. Lei chi è di Francesco? La moglie? Ma chi parla? La Giuliva, io sono molto Giulivo. Io sono un parente di Giuliva. Non so se lei conosce Giuliva. Conosce veramente Francesco o sta scherzando? Io lo conosco bene, siamo fratelli di pene. Sì, insomma, in un certo senso ci siamo divertiti molto insieme. Sì. Me lo può passare, per favore? Pronto?
Azzo, è bastato un pene, è bastato un pene per troncare ogni cosa. Oh, mamma, accidenti, siamo fratelli di pene, zah, via. Vabbè, era Giuliva, lei era più Giuliva di Giuliva, mi sembra, o no? Vabbè, non importa, lasciamo perdere e andiamo avanti, sì. Ma guarda un pochino, vedi, la gente ha sempre una certa diffidenza nei confronti, la gente nutre diffidenza nei confronti di chi è allegro, di chi è contento, di chi gioisce, di chi parla in modo diverso, di chi canta invece che parlare, che male c'è in fondo, però dice, ah, questo non rientra nei canoni, perché i canoni sono pronto, buongiorno, vorrei parlare così, sì, per questo, io sono il tal, oh scusi, ho sbagliato, questi sono i canoni, che non divertono nessuno, non cambiano la vita alle persone, e invece io gliene voglio cambiare, anche per un attimo, anche appena qui non c'è nessuno, tanto per ribadire il concetto che oggi in questa città veramente bella, purtroppo la gente è assente, sì, per lo più, e la gente presente è un po', come dire, presa fra due fuochi, sì, ma che ne so qual è l'altro fuoco. Io pronto? Bene, mi fa piacere sentirti. Peraltro, insomma, se non ti sentissi sarei meglio, ecco. Perché ti devo dire la verità, mi stai proprio antipatico. Bene. Ti devo dire la verità, mi stai proprio guarda, sul gozzo proprio mi stai. Sul gozzo, sai, che ci posso fare? C'è chi è simpatico, c'è chi è antipatico, sei antipatico. Che vuoi è fare? Una prerogativa. È una prerogativa tua, tutta tua, diciamo. Guarda, io sto parlando con te, ma mi fa ribrezzo, ecco, anche solamente stare al telefono con te. Ma del resto devo farlo perché ho perso una scommessa. Sì. La penitenza era parlare con te. Io ho detto, no, guarda, fammi di tutto, buttami uno stronzolo di merda sulla testa. Guarda, no, niente, devi parlare con lui. Ah, insomma, mi è toccato perché... ho perso una scommessa e allora insomma dobbiamo parlare per un po', insomma mi tapperò un po' il naso. Allora dimmi, come va, tutto bene? Sì, no, tappare il naso è un respiro, no. Meglio il puzzo, non c'è male? Sì, sì. Sì, mi sto già toccando le palle perché sai che te porti male, no? Sì, parecchio. Te porti male, mamma mia ragazzi. No, quello è il problema, capito? Cioè, che, sì, lo sanno tutti che te porti male. Sì. E per questo sono costretto, mio malgrado, di malavoglia. Sì. Chi gli scrisse i malavoglia? Sì. Chi scrisse i malavoglia? Sì, ma seca. Allora, di malavoglia a parlare con te, perché ho perso questa scommessa, accidenti a me, quando ho scommesso mi tocca parlare con lo iettatore più forte di Livorno, ma non mi sto toccando le palle, me lo sto strizzando, aia, mi fa anche, cioè, per meglio male che chissà che cosa, eh? Allora dimmi qualcosa, su, devo parlare, quindi devi parlare anche di un po'. Cosa dobbiamo... dire. Quello che vuoi, io devo stare per 10 minuti al telefono con te, questa è la, tanto pago io, questa sì. è la mia penitenza, che ci posso fare, quindi bisogna che parliamo di qualcosa. Vabbè. Per esempio che tempo fa? Però insomma non, cioè, c'è il sole, no? Il sole, sì, anche qui. Come anche qui, perché te dove pensi che io sia? Non lo so. E allora siamo tutte e due qui. Purtroppo non ci separa molto spazio. In ogni caso, insomma, dopo il tempo, di che cosa si parla normalmente? Si parla di donne. Di donne. Insomma, ma hai visto, c'è Naomi Campbell in televisione contro quell'altra, come si chiama l'altra degli altri telefonini? Sì, della la? La? Sì, quella sì, lì. Quale ti piace di più? La Campbell. La Campbell? Sì. Sì, ti faresti più la Campbell? Sì. Vabbè, io mi piglio quell'altra. Sì. Meghan Gale. Me la piglio io, Meghan Gale, va bene? Sì. Ti va bene a te? Va bene. Poi c'è quell'altra della Wind, ma non so come si chiama. Come si chiama quella della Wind? Wind. Sì, però c'ha un po' le gambe storte. Bella ragazzotta, ma c'ha un po' le gambe storte. Io preferisco. Ma guarda, si va sul sicuro con Meghan Gale, che dici? Sì. Te ti pigli la Naomi? Sì. Perché ti piacciono nere? Ma no, è così. È così, E poi ora, abbiamo parlato di donne, via. Ora parliamo di uomini.
No, nel senso, insomma, sì, nel senso buono di termine, insomma, diciamo, guarda, c'è un attore che mi piace tanto ed è? Ed è? Un attore che mi piace tanto. Ed è? Ed è? Ed è? Ma, ed è? Che ne de, so? De, de, de. De, chi è? Non lo so, proprio... normalmente io film, cinema, non è che... sono rimasto un po' indietro, rimango sui classici tipo Richard Gere, potrebbe essere... Sì, è perché è bello anche. Ma non lo so, ha fatto dei film interessanti. Interessanti, sì, sì, sì. Non si è aggiornato, non si è aggiornato. No, no, sul campo cinema proprio nulla, niente. Ma non noi cambiamo argomento, non è l'argomento tuo. Però sì, ho capito che conosci Richard Gere, come dicevi, Gere. Sì, mi gira, a parlare con te mi girano, capito, i coglioni, perché qui non si può andare avanti a parlare con un direttore che si sa dove si va a finire. Insomma, ora cambiamo, parliamo di sesso. Te quante volte lo fai? Ma mediamente, Sì. Quattro la settimana. Quattro la settimana, sì. Sempre con la stessa donna o cambi sì, un po'? Sempre, sono un tradizionalista convinto, affettuoso. Sì. Affettuoso, che la donna sarebbe la moglie? Sì. Ho capito, ma che squallore, no? Quattro la settimana, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, oppure lunedì, salti martedì, poi vai mercoledì? No, mi riposo la domenica. La domenica quando gli altri trombano te ti riposi? Tutti, e io faccio così. Ho capito, Ma sempre allo stesso modo lo fai? No, no. Su quello, insomma, variazioni sul tema in maniera... In maniera? Ma diciamo, totale, sfrenata. Totale, sfrenata? Sì. Quindi anche quella cosa lì? Anche quella cosa lì? Anche, Ah, Dedrio? Dedrio? Certo. The number 69? Pure. Pure, quello è. Quello è. La moglie com'è? Bella? Com'è? Bella? Ma, bella? A me, insomma, piace. Ti piace? Sì, sì. Insomma, non è, insomma, è massimo, no? No. Cioè, Naomi sarebbe forse meglio? Va bene. Che sì. Dici, un pochino? Sì. Anche Meghan Gale, Anche. Ah, sì, cioè, insomma, tutte sarebbero meglio di quelle tu vedi in televisione. Tutte, no. Dice, no, chi c'è? La Littizzetto ti piace? Tatizza Littizzetto? Vabbè, simpatica, oppure basta. Simpatica e basta, so. Vabbè, però è sempre molto spinta, per cui magari fa dei lavorini, chissà. Oppure Siusi Bladi, ti piace Siusi Bladi? Bella figliola, Sì. Ti piace Siusi Bladi? Abbondante. Abbondante, ma bella donna, alta, slanciata, un po' abbondante. Vabbè, insomma, ho capito, insomma, è meglio tua moglie o Siusi Bladi? Mia moglie. È meglio? Certo. Ecco, ho capito. E quindi te la fai, cioè, chi è che prende l'iniziativa? Sei te o lei che dice? Ma sì, normalmente, però, niente, così ormai è un qualcosa di sottinteso. Sì. Voi dormite nello stesso letto? Sì. Ecco, quindi mentre siete, fate sempre di notte oppure anche in altri momenti? Anche in altri momenti. Perché... Quindi, e non solo a letto, allora? No, sì. No, perché insomma, sempre a letto allora? No, no. A ma volte... c'è altra gente in casa che può rompere? Cioè, nel senso che se c'è altra gente? No, vabbè, ci sono dei figli, ma sono grandi, qui approfittiamo quando se ne vanno. Se ne vanno, appena batte la porta, sì, borda sulla tavola, via, vieni, dai! Ma nonna, ragazzi, a lei, tutto. Sì, un po' di olio su... sulle molle dei materassi. C'è un materasso a molle? Sì. Tu fai, come fai a mettere l'olio sulle molle i materassi? No, andrebbero aperti. Appunto, è quello che mi dicevo io. Magari alla rete del letto. Sì. Ma c'ha le doghe o come c'è? No. Proprio la rete di metallo. Metallo. Fa cipin. Magari c'è l'inquilino del piano di sotto, si incazza. Cioè, a che piano stai? Al primo piano. Al primo piano, c'è qualcuno sotto, no? Sì, sì. Ah, sì? Ogni tanto qualche botta con la scopa su. Magari telefono, ora basta, ora bisogna basta, farla finita. Ce la tocca a noi. Perché poi, insomma, quattro volte a settimana può essere anche antipatico sentire basta. Uno vorrebbe partecipare, no? Magari poi, insomma, la tua moglie non sarà un granché, ma insomma è sempre... Però, sì, sì. Ma c'è ancora la mestruazione a tua moglie? Certo. Sì, no, certo. Sì, sì. E quando c'è la mestruazione, come fate?
Ci riposiamo un po'. Ah sì, proprio riposo assoluto, sì, oppure qualche riposo, scherzettino di mano? Un po' di scherzi di mano, scherzi di Milano. Di Milano. E non nell'ano, perché per carità di Dio. No, comunque si aspetta che passi e poi? Sì, e poi ricominciamo. Burda, ne hai mai fatto durante le mestruazioni? A dire la verità, no. No, eh? No. Ma provaci, sai. Guarda, la donna forse c'ha anche più sensibilità. Ma la tua moglie gode? Certo. Cioè, gode come te, oppure insomma qualche volta ti dice via Nini, c'è voglia stasera, fa tutto da te, via. No, non penso che, sai, se dovesse essere per finta, no, non credo. Come fa tua moglie quando gode? Fa A, E, I, O, U. Tutte che, le sì, vocali. No, no, qual è la vocale più gettonata? Ah, no, no, ah. Ora non me lo ricordo. Ma come non ti ricordi? Ma te almeno non ti ricordi come fai? Te come fai? Io come il lupo, Così. Si sveglia un tipiciato. Ed è quello il primo piano, madonna, la tromba. Madonna, ragazzi, tu sai di nulla. Ma quando c'è la luna piena? E quando c'è la luna piena lì allora raddoppiamo la razione. Ah sì? Sì. Ma diventi peloso? Sì, abbastanza. Ma sei già peloso? Già, sì, sì, sì. Anche la barba, sì. C'è anche la barba? Sì. Madonna, ragazzi. Quando tiri fuori la lingua, cosa sembra? Cosa sembra? Un cazzo. Sì. insomma, l'argomento sesso, vedo che ti piace. Questo argomento, ti piace parlarne o no? Ma così, tanto per stare in compagnia. Ma te lavori? Sì. Lavori anche? Anche. Un lavoro, insomma, che arriva alla fine di mese, insomma, no? Sì. Per avere uno stipendio. Per stare, diciamo, tranquillo. Tranquillo, ecco, sì. Ma non ti piace mica il tuo lavoro? Come no, abbastanza. Che tu fai, scusa, in che ramo? Io sono nel ramo metalmeccanico. Ah. Però faccio parte di un reparto di... Un operaio, vedi, nel ramo metalmeccanico. Sì. Sono operaio? Sì. Una fabbrica? In fabbrica. In sì. fabbrica, ecco. E allora? È un lavoro esaltante, veramente, guarda, io ma magari potessi fare l'operaio, magari una catena di montaggio, il sogno della mia vita. Non sono in catena di montaggio, però, insomma... Ma incatenato in un certo senso, lo sei. Incatenato uguale. Sì, incatenato sul lavoro, incatenato a casa, e meno male la tua moglie te la dà, almeno, questo è già qualcosa, no? Sì, ecco. Nel tempo libero, perché un po' di tempo libero, oltre a trombare, perché c'hai qualche passione, ti piace qualche cosa fare, disfare, non so, lavori manuali oppure... Ma sì, faccio del bricolage, lo sapevo, costruzioni... Me lo immaginavo. Sì, no, me lo immaginavo. Lavori manuali, no? No, appunto, no, cioè, sì, fai queste costruzioni, poi li fai da te, insomma, no? Sì. Ma in tutti i sensi? Fai da te ogni tanto anche... No. Sì, insomma, che lavoro manuale, dice, ma insomma la moglie è sempre la moglie, qualche volta per tornare ragazzo, insomma, Vero? Lo sapevo, anche questo me lo immaginavo, Lavori di sega, insomma, no? Insomma, sì, no, il bricolage c'è anche la sega. Il bricolage fa vero, parte del mestiere. Fa parte proprio del mestiere. Quindi devo dire che tu sei veramente un uomo che rientra nella più perfetta e squallida, scusa se te lo dico, sì, media, certo. Dell'uomo moderno, insomma, moderno e antico, insomma, forse anticamente aveva più fantasia, un uomo abbrutito dagli spot televisivi, un uomo abbrutito dalla consuetudine con la moglie, un uomo abbrutito dal proprio lavoro e dai propri squallidi hobbies, un uomo abbrutito dal mangiare, dal bere, dal cacare, dal pisciare, dall'andare avanti, un uomo abbrutito dalla vita tutta, che magari non ha nemmeno una precisa direzione, come si può dire, politica. Per esempio, probabilmente tu sei un vecchio fascista. No, assolutamente. Tu sei un vecchio comunista. Sì. Ecco. Stando qui a Livorno. Livorno. Sì, no, lo so, me l'hanno detto. Anche ma, sì. Lo so. No, sì. Sì, come no. E quindi, oggi come oggi, chi è che manderesti fuori da coglioni? Subito.
Ecco, fammi la rima. Berlusca. Scusa, ho detto coglioni, dimmi Berlusconi, no? Sì, non mi ha detto fare la crusca. No, certo. Scusa. Ecco. Ma io me lo immaginavo, guardo un pochino, eh. Sì. Comunque devo dire che parlando con te, al di là del fatto che sapevo che insomma tu porti male, cioè, però ho scoperto una persona aperta, tranquilla, che in fondo prende la vita come viene, senza troppi patemi d'animo. Ecco, insomma, e che prende i frutti, benché piccoli, benché miseri, quei frutti, quei piccoli e pochi, come si può dire, un po' aridi frutti che la vita gli dà, e si accontenta. Perché chi si accontenta? Gode. Bravo, e tu certo. Godi. Certo. Ma usi il preservativo? No. Pillola? Sì. Lei? Sì. Ho capito, quindi vai a diritto. Tranquillo, tranquillo, Ma quali sono i luoghi più insoliti in cui hai eiaculato? Insoliti? Sempre a livello di casa. A livello di casa? Sì. I buoni lavandini? No, non voglio... No, dimmi. No, non ce ne sono insoliti perché... Quante donne hai avuto nella tua vita? Diverse, va. Prima o dopo o durante il matrimonio? Prima. Prima? Solo prima? Solo prima. Da quando sei sposato? Niente. Nemmeno una? Finito tutto. Perché? Che è così, sono un fedele. Che tua moglie è riuscita a sopperire? Sì, abbastanza. A diventare tante donne allo stesso tempo? Sì. Oggi è una, domani un'altra. Sì, sì. Stasera devi essere Naomi Campbell. Spengi la luce, però spengi la luce almeno, e forse e ti dice, pronto, vieni. Sono pronta. Andiamo qui che montagna, ci aspetta. Andiamo in bravo, vedi che sei abbrutito dalla televisione. E ora facciamo quest'ultima pubblicità. Guanti. Martello. Scalpello. Gelato. Bravo, bravo! Così ti volevo, una persona che sa solamente le pubblicità. Bene, va bene. Allora, okay. Guarda, ti grazio perché volevo romperti un po' coglioni. In realtà, devo dire che mi è piaciuto parlare con te. Un uomo medio che si accontenta della sua merdina quotidiana, in fondo, lo siamo un po' tutti. Bene o male, sì, insomma, tranne qualcuno come me. Ma ti saluto, ti ringrazio. Viva Livorno e mi leo di torno. Ciao. Va bene. Addio. Ciao. Ciao. Ah, simpatico però, tranquillo, tranquillo. Amici, vi serve il G? Ritenete utile coinvolgerlo in attività a cui possa dare il suo apporto concreto? Per spettacoli pubblici e privati, interventi mediatici o sociali, iniziative artistiche, pubblicitarie e culturali, collaborazione a qualsiasi livello, progetti, idee, stampa, TV, chiamatelo, chiamatemi al numero 333-1805-252. Ogni proposta non indecente sarà presa in seria considerazione. Risponderò solo a numeri visibili, quindi astenersi, rompipalle. Se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...